Uno dei consigli che ci viene dato più spesso dagli esperti di criptovalute per conservare al sicuro le nostre monete è quello di acquistare un wallet hardware, ovvero una chiavettina di plastica che ci permette di conservare tutte le nostre monete. Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Nei prossimi minuti cercheremo di capire se effettivamente queste chiavette hardware siano sicure, se ci sia effettivamente qualche pericolo che i produttori di queste chiavette rubino tutte le nostre criptovalute e in generale se è una buona idea preferirle all'uso del PC. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di parlare degli specifici wallet hardware facciamo un passo indietro e ricordiamo che quando diciamo di possedere un determinato numero di criptovalute all'interno del nostro wallet su PC o su telefono stiamo utilizzando una metafora. In realtà quello che materialmente è archiviato dentro questo wallet è una sorta di password che permette di accedere alle monete che sono attualmente controllate da chi possiede effettivamente questa specifica password. Quindi va da sé che chiunque possieda questa password potrà movimentare e possiederà a tutti gli effetti le monete del wallet. In realtà questa password si chiama chiave privata e viene generata con un meccanismo crittografico. La cosa da ricordare è che sostanzialmente l'accesso alle criptovalute è un po' quello che succede quando accediamo al sito di una banca che ci offre il servizio di e-banking, ovvero andiamo sul sito, inseriamo username e password, nel caso delle criptovalute c'è solo la password, e quindi siamo dentro e possiamo ad esempio fare un bonifico per spostare dei soldi e tutto il resto. Qui nel mondo criptovalutario è più o meno la stessa cosa. Va da sé quindi che chiunque possieda questa password, che siamo noi o che sia il ladro che ce l'ha appena rubata, ha pieno e completo accesso a tutte le nostre monete e le può utilizzare e spendere come meglio preferisce. È quindi chiaro a questo punto il motivo per cui tutto il sistema di sicurezza che orbita intorno alle criptovalute per noi utenti finali si riduce a custodire la nostra chiave privata. In pratica che cosa significa? Ci sono quattro punti da tenere in mente per quanto riguarda la gestione della chiave privata. Innanzitutto deve essere generata correttamente, perché va da sé che se per caso questa password è sbagliata e non segue tutti i crismi e le regole per le quali deve essere valida, non funzionerà. Non deve essere chiaramente rubata, perché come abbiamo detto chiunque possiede la password, la chiave privata, possiede tutte le monete. Non deve essere persa, perché se la perdiamo abbiamo perso per sempre l'accesso alle monete. E poi chiaramente deve essere facile da utilizzare quando effettivamente voglio movimentare per qualsiasi motivo le mie monete. Qualsiasi sia lo strumento wallet che utilizziamo deve quindi rispondere a queste quattro necessità. La maggior parte degli utenti che comincia a smanettare con le criptovalute utilizza un wallet software, ovvero un programma che si installa sul PC oppure sul telefonino. L'aspetto positivo di questi wallet software è che chiaramente la maggior parte sono gratuiti, spesso sono sviluppati dagli stessi programmatori che lavorano alla criptovaluta che possediamo, quindi c'è comunque una sorta di autorevolezza e autenticità e si presume quindi che sappiano che cosa stanno facendo, però ci sono anche alcuni aspetti negativi. Innanzitutto è necessario scegliere il wallet compatibile con la specifica moneta che dobbiamo utilizzare e conservare, evitando le truffe, e come ben sappiamo sono in circolazione tantissimi malware che si spacciano per wallet autentici ma che in realtà ci rubano tutte le monete non appena le depositiamo lì dentro. Quindi c'è il problema dell'autenticità del programma che possiamo scaricare. Se anche poi scarichiamo un wallet affidabile ed efficace, dobbiamo essere sicuri che non sia stato compromesso. Infatti i cracker e i truffatori si potrebbero essere inseriti sul server che ospita il file e averlo sostituito. Quindi è necessario svolgere tutta una serie di passaggi un po' smanettevoli per verificare l'autenticità del file che scarichiamo. C'è poi il problema molto reale del fatto che quando installiamo questi programmi sul computer dobbiamo essere sicuri che sul computer non sia già presente un malware, e in particolare un malware di tipo Keylogger, che potrebbe loggare tutte le cose che noi scriviamo e mandarle al suo autore e quindi rubarci probabilmente anche la chiave privata. L'altra criticità dei wallet software per PC o per smartphone è la gestione del backup. Chiaramente non possiamo pensare di affidarci solamente al PC o allo smartphone, perché in caso si rompa
rompessero, dovessero cadere in piscina, ad esempio nel caso del telefonino, oppure dovesse esserci uno sbalzo di corrente che frigge il computer e tutto il disco fisso, avremmo perso tutti i nostri soldi. Quindi dovremmo regolarmente ricordarci di avere un backup del nostro wallet, cosa che diventa un po' noiosa se in particolare deteniamo molti tipi di criptovalute diverse ed ognuna di esse utilizza un proprio specifico wallet. Dovremmo ricordarci di mantenere il backup di tutti quanti. All'estremo opposto abbiamo i wallet cartacei, ovvero che cosa significa? La maggior parte delle criptovalute, o perlomeno delle criptovalute serie, rende disponibile il procedimento per calcolarsi una propria chiave privata. Che cosa ci serve quindi? Una calcolatrice, la penna, un foglio di carta e un dado per generare un po' di casualità, mescolare tutte queste cose, seguire il procedimento e possiamo pensare di calcolarci la chiave privata senza utilizzare il PC, ma utilizzando semplicemente la carta e la penna lontani dal computer. Il grado di sicurezza in questo caso è estremamente elevato, a parte il fatto in cui perdiamo il pezzo di carta oppure viene danneggiato, però ci sono un'altra serie di problemi. Il primo è sicuramente il fatto che creare questa chiave privata richiede una serie di operazioni algebriche veramente lunghe, non sono niente da fantascienza, però è necessaria comunque tantissima attenzione e per chi magari come me non è per niente bravo in matematica o per chi magari non è abituato a fare lunghi calcoli, è un attimo sbagliare una cifra, un riporto, una moltiplicazione e quindi finire con una chiave privata che in realtà non controlla assolutamente niente perché non è valida. Chiaramente potreste dirmi che ci si potrebbe aiutare con un computer per fare questo calcolo, e allora vi dico che fondamentalmente però stiamo rientrando nel calcolo in cui abbiamo utilizzato un computer per farci calcolare la chiave privata e quindi siamo esposti alla maggior parte dei rischi che abbiamo detto in precedenza e quindi a quel punto tanto vale scaricarsi un wallet software. Arriviamo quindi a capire il motivo per cui gli esperti raccomandano di utilizzare un wallet hardware. Il motivo è presto detto. Innanzitutto il wallet hardware ci permette di conservare una serie di criptovalute all'interno di questa chiavetta. Ovviamente, come abbiamo detto, tutte le chiavi private vengono memorizzate all'interno della chiavetta, ma le monete non sono realmente lì dentro, ci sono solamente le chiavi private. La grandissima differenza rispetto ad un wallet software per PC o per smartphone è che la chiave privata non viene mai rivelata dalla chiavetta al PC. Quindi, ad esempio, anche se colleghiamo il nostro wallet hardware ad un computer che è stracolmo di malware, magari malware studiato proprio per rubare le criptovalute, la chiavetta non scambierà mai con il PC la chiave privata, ma la conserverà solo nella propria circuiteria interna. Quindi se anche il computer è compromesso, non avrà mai accesso e visibilità della chiave privata. Il meccanismo di funzionamento per il quale il wallet hardware è in grado di gestire le nostre monete senza rivelare la chiave al PC è un po' complicato, però se vogliamo banalizzare al massimo, basta dire che ogni volta che vogliamo inviare un pagamento, il computer manda semplicemente alla chiavetta hardware una richiesta di firmare una transazione. Quindi sul display di queste chiavette hardware appare un messaggio che ci visualizza i dettagli della transazione, quindi quanti soldi vogliamo mandare e a quale indirizzo, che noi dobbiamo confermare premendo fisicamente un tasto sul dispositivo. Fino a quando lo premiamo non succede niente. Quando effettivamente premiamo, la chiavetta firma digitalmente l'autorizzazione a transare e la manda al PC. Il PC a questo punto non ha modo in alcuna maniera di alterare quel pacchettino che gli è stato restituito dalla chiavetta senza invalidarlo e quindi per forza la transazione sarà esattamente come l'abbiamo visualizzato sul mini display della chiavetta. Se proprio vogliamo cercare qualche criticità nei wallet hardware, il primo che ci viene in mente è il produttore del dispositivo stesso. In questo caso purtroppo bisogna fidarsi delle aziende che producono questi dispositivi. Infatti ci si chiede che cosa impedisce alle aziende di nascondere all'interno delle chiavette una circuiteria speciale che permetta a loro di accedere alle chiavi private, quindi una backdoor che permette appunto di svuotare tutte le chiavette che hanno venduto. Beh, in realtà non c'è niente di tecnico che impedisca di farlo, però ci sono una serie di osservazioni che possiamo fare. Innanzitutto Ledger e Trezor, che sono i due principali produttori di questi dispositivi, sono aziende con una grandissima storicità alle spalle, quindi è ragionevole pensare che se magari avessero avuto questo tipo di accesso alle
le chiavette che hanno venduto ai propri clienti l'avrebbero utilizzato già nel 2017 in piena bull run per fare qualche miliardozzo con grande facilità. In seconda battuta, queste aziende non se la passano per niente male, nel senso che guadagnano un sacco di soldi nella vendita di questi dispositivi. Quindi, se ben ci pensiamo, chi glielo fa fare di rubare le monete quando possono continuare con questo bellissimo business che hanno messo in piedi nella vendita di questi dispositivi e continuare a guadagnare da lì? Di nuovo, essendo tutto basato sulla fiducia, se per caso dovessero essere colte a rubare, ecco che nessuno si fiderebbe più e dall'oggi al domani nessuno comprerebbe di più i loro prodotti, quindi si auto ucciderebbero il proprio mercato. Il terzo aspetto, anche il più importante, è che questi dispositivi sono sotto la lente di ingrandimento continua di esperti di sicurezza, appassionati, criminali, tutti alla ricerca di una vulnerabilità, chiaramente per motivi diversi. Quindi sono veramente sotto il microscopio di tantissime persone e ricercatori. Se ci fosse stato un meccanismo nascosto, è altamente probabile di nuovo che a quest'ora sarebbe già stato rilevato, e invece non è mai emerso niente. Quindi sostanzialmente ci dobbiamo fidare di questi produttori, però c'è anche da dire che quando utilizziamo un wallet software per PC o per smartphone, di fatto ci stiamo comunque fidando di un produttore, in quel caso il produttore del software. Ma di più, oltre al produttore del software, ci stiamo fidando anche di chi gli gestisce l'architettura di rete, quindi magari che la compagnia che ospita il suo sito non vada manualmente a sostituire i suoi file, che non ci siano delle vulnerabilità per cui qualche cracker riesce a sostituire i suoi file da remoto, oltre a tutta la catena di intermediari e figure connesse all'erogare il servizio che ci orbita intorno. Quindi ci stiamo fidando in realtà comunque di molte più persone di quello che non sarebbe fidandosi del singolo produttore. Quindi qualche qualcuno giochi sporco è semplicemente una questione di probabilità, è molto più probabile. Il reale pericolo alla sicurezza quando parliamo di wallet hardware sta nella catena di distribuzione che porta il dispositivo dalla fabbrica fino a casa nostra. In quel caso un intermediario, come ad esempio un rivenditore, potrebbe utilizzare una delle varie tecniche per sabotare o manomettere il dispositivo e quindi trasformarlo in un dispositivo insicuro. Il metodo più rapido, più utilizzato, che già abbiamo visto in passato, è semplicemente chi lo vende come usato, magari su eBay. Quindi significa che il criminale compra una chiavetta, si copia la frase di recupero, che sostanzialmente è un meccanismo di backup che consente di fotocopiare una determinata chiavetta su un altro esemplare uguale. Questo è molto utile in caso vada persa la chiavetta originale. Dopodiché vende il proprio dispositivo a qualcuno su eBay, magari a un prezzo fortemente scontato per renderlo più interessante. Una volta che l'acquirente deposita tutte le sue criptovalute sulla chiavetta che ha appena acquistato, il vecchio proprietario, quindi il criminale, prende il codice che si era salvato, fotocopia il wallet sul nuovo dispositivo hardware ed ecco che torna in possesso di tutte le monete dell'acquirente. Va da sé quindi che per mettersi al sicuro da questo tipo di pericolo dobbiamo fare due cose. Innanzitutto, la mia raccomandazione se scegliamo un wallet hardware è di evitare come la peste il mercato dell'usato. È vero, è possibile mettersi al riparo dall'attacco che ho appena detto con un po' di attenzione, però tutta la filiera appunto dell'utilizzo del wallet hardware è di ridurre al minimo la possibilità di sbagliare qualcosa. Quindi evitiamo il mercato dell'usato, eviteremo completamente questa criticità. Il secondo punto è chiaramente che dobbiamo controllare con la massima attenzione il pacco che abbiamo ricevuto e verificare che non sia stato manomesso in alcun modo. Quindi sia la busta esterna deve essere in perfetto stato, sia la chiavetta stessa deve essere nel suo cellophane, nella sua collezione di vendita, non deve essere stata manomessa e deve essere evidente che è appena uscita di fabbrica. Se usiamo questo livello di attenzione non dovrebbero esserci problemi. L'ultima criticità dei dispositivi wallet hardware dei quali voglio parlare è anche il motivo per il quale personalmente non le raccomando al grande pubblico, ovvero hanno un costo sicuramente significativo. I modelli più economici affidabili oggi in circolazione costano esattamente 59 euro, quindi se abbiamo acquistato solo ad esempio 1000 euro di criptovaluta, come io vi raccomandavo di fare qualche tempo addietro, significa che dobbiamo investire il 6% di quello che abbiamo depositato per il mezzo che conserva la moneta. È una cifra secondo me troppo elevata. In questo caso, se abbiamo solo 1000 euro di controvalore in criptovalute, un wallet software è probabilmente anche una scelta più pragmatica in funzione del valore che dobbiamo conservare. Chiaramente però, se raddoppiamo la cifra, quindi cominciamo ad avere accumulato 2000 euro o più in criptovaluta, ecco che stiamo parlando di 60 euro contro 2000, è più o meno il 3%. Quindi in questo caso stiamo
siamo scesi al 3% di impatto del dispositivo sul valore della criptovaluta che dobbiamo conservare, ecco che potrebbe sicuramente valerne la pena, anche proprio in funzione del fatto che il valore che dobbiamo proteggere è più elevato. Bene, dalla stanza di turbola.it è tutto, spero davvero che questo video ti sia piaciuto, se così è ti chiedo come al solito di lasciare un mi piace qui sotto, per me è sempre estremamente importante, grazie davvero in anticipo se potrai farlo. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo delle criptovalute, internet, Windows, Linux e tutto quello che è mondo tecnologico, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!